Buongiorno a tutte e a tutti, ben arrivati all'evento dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, dal titolo One Health, One System. Eh, oggi è l'evento di presentazione del laboratorio di sostenibilità ed economia circolare, che nasce da un percorso eh, portato avanti dall'Università di Scienze Gastronomiche, curato tra l'altro dal professor eh, Franco Fassio, e che vedrà la presentazione... Di questo evento da parte eh, del eh, direttore del laboratorio Silvio Greco e soprattutto del panel dell'inspiration Board. 12 figure che contribuiranno eh, con le loro, la loro esperienza, la loro visione, a indirizzare questo importantissimo laboratorio sulla Circular Economy for Food, che sappiamo essere uno dei temi centrali dell'economia circolare. Io sarò il vostro moderatore, sono Emanuele Bompan, sono il direttore della rivista eh, Materia Rinnovabile, una rivista internazionale di economia. Circolare, ma passo subito la parola al rettore dell'Università di Scienze Gastronomiche, Andrea Pironi, per i saluti istituzionali. Buongiorno a tutti e a tutte. Se il rettore si collega, altrimenti. Passiamo a Silvio Greco per la presentazione del laboratorio, poi riprendiamo il, il, il rettore subito dopo. Sappiamo che la diretta insomma, è sempre un po' così. Silvio Greco, direttore del laboratorio, a lei la parola per una breve presentazione di questo interessantissimo progetto. Buongiorno a tutti, grazie. Eh, tre, minuti, tre minuti per dire cosa non faremo. Il laboratorio di ehm, sostenibilità e economia circolare no, non, farà, non darà patenti di sostenibilità. Eh, non faremo greenwashing ehm, non, non offriremo scorciatori offriremo alle aziende offriremo al, ai decisori politici offriremo alle amministrazioni pubbliche gli strumenti per poter veramente incidere in tema di sostenibilità e in tema di mh, mantenimento dell'efficacia e dell'efficienza degli ecosistemi naturali che è un po' la partita sulla quale si, si sta giocando stamattina 413,4 parti per milione di CO2 nel 1850 erano appena 280 milligrammi. Abbiamo un problema: un problema che ormai vediamo tutti, anche attraverso quello che qualcuno ancora si ostina a dire maltempo, ma che invece sono cambiamenti climatici. Cosa scegliere, cosa comprare, cosa mettere nel piatto, diventa sempre di più un gesto politico, e quindi il laboratorio vuole dare gli strumenti di conoscenza e di saperi per poter consentire alle aziende e a tutti quelli che ritengono che la partita non si possa vincere da soli e che dobbiamo essere tutti insieme la, la possibilità di farlo e di farlo bene poi avremo modo nel, nel corso del tempo di entrare più nel dettaglio, voglio solo concludere e ringraziare Carlo Petrini per la fiducia che ci ha dato e l, ovviamente per l'università e anche l'Experience Board che sono 12 persone di grande livello che ci serviranno proprio per non fare errori e che noi seguiremo pedissequamente. Grazie, grazie a Silvio Greco che è stato brevissimo, addirittura sotto i tre minuti. Eh, Andrea Pieroni, rettore di Università di Scienze Gastronomiche, dovrebbe essere in, in linea con noi, a lei la parola per i saluti, grazie. Bene, grazie, buongiorno, spero che mi sentiate ora, credo di sì. Um, vorrei ringraziare innanzitutto il professor Silvio Greco e, e il professor Franco Fazio, Carlo Petrini, tutto l'Ispiration Board, questo è un giorno... Molto importante per la nostra università che ha creduto alla centralità del tema dell'ambiente già in tempi non sospetti, dalla sua fondazione, diciamo, dai tempi della scuola di alti studi in politica della sostenibilità, di cui tra l'altro alcuni illustri ospiti erano già eh, dei relatori e, dei, e degli istruttori all'epoca. Il tema della sostenibilità per noi è cruciale e è cruciale intersecato con quello che è anche... Eh, Definito dall'Organizzazione dal Mondiale della Sanità il tema della salute, la, la salute in senso olistico, l'equilibrio eh, biofisico e sociale. E quindi spero che questo laboratorio diventi un ulteriore strumento al servizio del Paese per implementare la sostenibilità e l'economia circolare. D'altronde. E chiudo la Commissione europea ci indica una traiettoria molto importante nei prossimi dieci anni che è quella della scienza dei, cittagi, dei cittadini, la citizen science. E penso che il laboratorio possa diventare uno strumento in questo senso perché diversi attori eh, si mettono insieme e riescono a fare la scienza per i cittadini con i cittadini. Questa è la grande sfida che abbiamo davanti nel mondo scientifico per i prossimi decenni. Quindi ringrazio tutti e sono molto molto felice di questa giornata. Grazie, grazie Andrea Pieroni. Ecco, questo concetto di One Health è un concetto assolutamente affascinante, che è diventato eh, un pilastro anche del tutto il lavoro delle Nazioni Unite. Centrale per lo sviluppo degli SDGs e che sarà sempre più centrale nei modelli di sviluppo economici e sociali di tutto il mondo. Eh, per approfondire questo concetto abbiamo con noi Adriana Albini, che è docente di patologia generale presso il Dipartimento di Mino Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, che ci parlerà appunto di che cosa si tratta questa visione del One Health. Ecco il microfono do, professoressa, è il classico errore che facciamo tutti durante i collegamenti. No, non la sentiamo ancora professoressa Albini. Provi forse anche... Ecco adesso sì, prego. Eh sì. Ok, eh, allora sono molto contenta di essere tra voi, eh, mi farebbe piacere attivare lo schermo ma credo che sia disabilitato eh, da voi, eh, quindi farò alcune riflessioni senza la presentazione. Eh, noi ci occupiamo praticamente da tantissimo tempo di quello che sono delle tematiche relative a eh, One Health. Eh, che cosa significa brevemente questo concetto di cui sentiamo parlare tantissimo, ma in realtà è eh, da, molto, da molto tempo eh, che, eh, che se ne parla, sono più di una decina di anni. Eh, ed è il fatto che eh, in, all'inizio diciamo il concetto di One Health cioè la salute dell'uomo, la salute della natura la salute degli animali era eh, ristretto soprattutto a quello che riguarda il collegamento tra malattie eh, diciamo veterinarie e eh, malattie umane, quindi c'è stato molto lavoro per quello che riguarda eh, lo studio per esempio delle zoonosi sappiamo quanto è importante attuale adesso che ci troviamo nella pandemia quindi l'unione tra medicina veterinaria e eh, invece eh, medicina umana eh, dopodiché eh, ovviamente il concetto globale anche di quello della salute dell'ambiente sembra una banalità però questo concetto così eh, importante globale è poco implementato dal punto di vista di quello che sono diciamo programmi di studio eh, insieme eh, anche, non lo so, finanziamenti, progetti, eh, idee e, e tecnologie. Eh, è chiaro che la, la One Health, quindi la salute, un po' di tutto, deve partire da. Uh, come abbiamo sentito, ambiente terrestre, agricoltura, moltissimo dell'ambiente marino di cui sentirete parlare perché comunque la maggior parte della superficie del, del pianeta è coperta uh, dalle acque. Uh, chiaramente il collegamento della sorveglianza epidemiologica, quindi quello che possono essere non solo le, le zoonosi, ma quanto uh, nel, nel mondo dal punto di vista delle patologie animali può arrivare a noi. Eh, il concetto, e ho, tra l'altro mi sono scritta un po' di cose perché eh, l'idea di questo laboratorio è estremamente importante ehm, nel fatto che noi vediamo semplicemente l'unione di medici, veterinari, ambientalisti. Invece è proprio un concetto globale che riguarda l'aspetto sociale, politico, eh, ovviamente quello urbanistico, architettonico, eh, la mobilità l'economia e una serie di aspetti molto grandi che devono consentirci di eh, poter implementare da tutti i punti di vista perché è chiaro che se io mi occupo, per esempio, eh, come vi dirò brevemente, di non so, prevenzione eh, delle malattie complesse con derivati dell'alimentazione e io non ho una filiera eh, corretta e eh, sana, eh, non riuscirò a produrre qualche cosa di eh, utile. Come pure abbiamo una serie di tecnologie enormi ora disponibili che devono consentirci di mettere insieme tutte queste eh, discipline. Eh, in particolare eh, quello di cui noi ci occupiamo da da tanto tempo e quindi eh, effettivamente molto in sintonia col fatto di avere ehm, Petrini e altre personalità eh, che hanno fatto insomma la, la, le basi di questi, di questi importanti approcci è il fatto che le malattie complesse possono essere prevenute, in particolare quelle oncologiche, eh, di, di circa un terzo eh, solo con l'alimentazione e le sane abitudini di vita. Per cui eh, attività fisica, non fumare chiaramente, e eh, consumare un'alimentazione eh, che Contenga eh, degli elementi tipo preventivo è importantissimo e noi abbiamo scritto recentemente in un'intervista. Uh, su, un, uh, su un quotidiano, uh, se l'Italia, quanto l'Italia è competitiva nella medicina dal punto di vista tecnologico, noi sappiamo che abbiamo forti ritardi rispetto ad altri paesi, però c'è una cosa in cui siamo assolutamente maestri: che è proprio quello dell'alimentazione e di una tradizione di vita sana. Per cui uh, se la dieta mediterranea è patrimonio dell'umanità, uh, noi attraverso questo possiamo contribuire sicuramente al one health. Uh, io sono un chimico di origine, ho fatto il chimico dell'ambiente subito dopo la laureata. Poi sono passato a occuparmi di derivati d'alimentazione. Una vera e propria farmacia in tavola: noi sappiamo che sono tante sostanze derivate dall'alimentazione che possono essere eh, dei preventivi, come eh, derivati dal, dal tè, dal vino rosso. Noi abbiamo studiato derivati del lupo, della birra, eh, olio d'oliva, spezie, eh, non so, peperoncino pepe, zenzero, tantissime cose eh, e non c'è ovviamente il tempo di andare nei dettagli, ma possono diventare come dei farmaci e uno degli studi recenti che stiamo intraprendendo e che è una possibilità infinita, è quello di eh, derivare nutraceutici e farmaci di origine marina. Come dicevo, il mare è la nostra fonte più grande in realtà di vita, ma è poco esplorata. E questo, secondo me, nel laboratorio, poi si potrà anche sviluppare perché naturalmente è più difficile occuparsi e raccogliere, non so, un'alga piuttosto che una pianta eh, che troviamo in un orto. E, eppure, dal mare, dato l'ambiente, la formazione di metaboliti secondari che sono poi farmaci eh, in modo molto, molto particolare, molto competitivo è sicuramente il nostro futuro. E lì ci colleghiamo un'altra importante eh, alimentazione preventiva e della longevità, che è quella orientale, che fa molto uso anche di alghe, di pesci, di omega 3. Eh, quindi in, in generale, eh, e poi eh, condividerò eventualmente con il resto del gruppo un po' di riflessioni. Che che ho scritto eh, tante professioni che devono servire anche i giovani che potrebbero veramente fare una laurea in uh, One Health eh, che possono lavorare insieme e anche ottenere un finanziamento per avere tutta una filiera che parte dall'ambiente, dall'architettura, dalla politica e dall'amministrazione eh, per arrivare fino ai farmaci, la salute dell'uomo, la salute veterinaria che dovrebbe. Eh, impedire o prevenire in futuro altri COVID-19. Grazie. Grazie, grazie a Adriana Albini per questo intervento che ha messo in campo quello che sarà la riflessione appunto di questa giornata, cioè capire. Come sistemi complessi eh, devono strutturarsi per eh, curarci e curare un pianeta che invece un'economia lineare, basata sul petrolio, fino ad oggi ha danneggiato in maniera eh, estremamente grave? E quindi l'Ispiration Board oggi avrà proprio questa responsabilità di vedere da tanti angoli, da tanti punti di vista, eh, quale sarà la visione che porterà questo laboratorio a svilupparsi eh, nel suo percorso, nel suo percorso futuro. Eh, abbiamo con noi, e chiamo la prima persona del board, che parteciperà questa mattina Antonio Uricchio che è giurista e professore ordinario di diritto tributario presidente del consiglio direttivo dell'agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario della ricerca che porterà proprio un contributo sul ruolo dell'università e della ricerca in questa visione professore a lei grazie per l'invito e soprattutto per questa straordinaria opportunità di un laboratorio di idee di una gora anche in cui confrontare esperienze anche molto diverse che però convergono su una comune visione, un modello di società ecologica, un modello integrato fra i saperi che sappia promuovere la salute, lo sviluppo e guardi ovviamente anche la centralità della persona e dei diritti della natura. Eh, il diritto al futuro è un po' il tema che accomuna questa visione. Io sono molto grato a Silvio Greco e a Vittore Pieroni per averci voluto coinvolgere in questa straordinaria opportunità. Eh, indubbiamente il ruolo della ricerca è fondamentale, innanzitutto nella rilevazione del fenomeno, ma anche nella individuazione di quelle opportunità dal punto di vista sia tecnologico che scientifico che possono consentirci anche di intervenire rapidamente sul nostro pianeta e garantire il diritto alla salute in una visione complessiva e olistica del rapporto fra uomo e natura. Eh, I dati sono abbastanza drammatici. Ogni anno muoiono circa 500.000 bambini neonati sotto i tre anni per causa dell'inquinamento e sono circa 6 milioni e mezzo tutti coloro che a causa dell'inquinamento affrontano patologie tumorali senza successo. L'esperienza COVID poi ci dimostra quanto sia stretto il rapporto fra uomo, natura e fra inquinamento e il diritto alla salute, quindi, queste anche nuove patologie impattano drammaticamente anche su questi dati. Occorre quindi intervenire rapidamente: il mondo scientifico è chiamato ad un'azione forte, attraverso innanzitutto la contaminazione e il confronto fra i saperi. E una visione che sia sostenuta anche da un pensiero ecologico che noi siamo chiamati a esprimere, ognuno dalle sue prospettive, dalle sue competenze, ma attraverso anche la valorizzazione delle energie migliori che il nostro Paese può esprimere. E il laboratorio Inspiration Board è sicuramente chiamato a questo compito, io aderisco con una grande Piacere con grande interesse, sia dal punto di vista personale ma anche eh, come istituzione che guida il sistema accademico. Eh, All'interno della nostra università ci sono competenze eh, di, di grande valore che si muovono su tanti ambiti e la stessa agenzia di valutazione che noi ripresidere è chiamata anche oggi a valutare il tema della, della, degli obiettivi di sostenibilità, del perseguimento degli stessi da parte del mondo accademico e anche dell'impegno che viene realizzato nella valorizzazione dei, del cosiddetto bilancio ambientale, cioè degli strumenti, delle politiche attive con cui perseguire questi obiettivi. Grazie ancora per questa. Bella opportunità e un caro saluto a tutti i partecipanti al board. Grazie, grazie professor Antonio Uricchio. Eh, un altro punto centrale per questa visione di cura è andare a lavorare sulle nostre città, città che sappiamo essere dove si concentra gran parte della popolazione. E quindi abbiamo con noi l'architetto urbanista Stefano Boeri. Che Probabilmente non ha bisogno di presentazioni, famoso per le sue opere come Il bosco in città e più recentemente per aver contribuito a una visione mh, interessantissima, quella di Forestami, eh, per riportare la natura in città anche proprio con lo scopo di riportare un elemento naturale che può curare la, la società. Eh, Stefano Boderi è anche professore ordinario del Politecnico di Milano, dove insegna, e lo abbiamo qua con noi oggi proprio per raccontare come la città, come l'urbanistica può essere strumento in questa visione di One Health. A lei, architetto. Sì, grazie. Brevemente, credo che si stia tutti ragionando sul modo con cui le città, le grandi città, soprattutto, saranno in grado di rispondere a questa trauma, perché tale è che ha investito come dire, la vita di milioni di cittadini del mondo, e soprattutto la vita dei milioni di cittadini che vivono nelle città, e soprattutto quelli che vivono nelle città più inquinate, perché sappiamo che c'è una correlazione tra il tasso di inquinamento dell'aria, la debolezza polmonare dei polmoni e quindi anche la intensità di diffusione del contagio in alcune specifiche aree urbane. Il tema qual è? Il tema è quello di immaginare una città che non funziona più per grandi poli, per pochi grandi poli di concentrazione dei corpi, dei flussi, e che cerca di eh, ricostituirsi, ripensarsi come un arcipelago di quartieri dotati di una sostanziale autonomia nella capacità di offrire servizi ai cittadini servizi commerciali, servizi formativi, la scuola, servizi sanitari fondamentali e eh, naturalmente anche servizi legati alla cultura. Se questa è la strada che porta con sé anche un'altra grande opportunità che io non voglio mai dimenticare, che è quella di eh, non solo trasformare e riportare i quartieri ad essere i veri borghi di vita comunitaria, ma pensare di portare e tornare per diventare piccole città, quelle migliaia di borghi. E storici che abbiamo nelle nostre penine e nelle nostre alpi. Se questo è il tema, abbiamo tre grandi pilastri. Il primo è stato detto da voi: la forestazione è fondamentale. La forestazione ci aiuta ad assorbire la CO2 già prodotta, non a evitare di produrre altre, ma assorbire quella già prodotta e farlo nelle città dove si produce più del 70% della CO2 è fondamentale. Eh, ci aiuta a evitare che oggi ci siano più di 280 morti per per inquinamento dell'aria ogni giorno in Italia, tema di un'urgenza assoluta. L'altro grande pilastro naturalmente è quello eh, relativo eh, a tutto quello che si può fare sulla mobilità. Abbiamo bisogno di riformare in modo eh, drastico il sistema della mobilità pubblica e privata, eh, intervenendo in modo forte sulla mobilità privata, chiudendo per sempre la lunga fase dei carburanti fossili. E cercando di immaginare una mobilità che si muova sul trasporto pubblico e sulla condivisione nelle città, che si muova su mezzi sostenibili fuori dalle città. Terzo tema, e concludo, l'autosufficienza energetica, l'energia. 11 eh, anni fa con Jeremy Rifkin abbiamo firmato un appello alla Biennale di Venezia a tutto il mondo dell'architettura e dell'edilizia dicendo che ogni edificio può diventare una piccola centrale di produzione di energia rinnovabile, stoccaggio e distribuzione. Allora era un'utopia, oggi non lo è più. Stiamo eh, lavorando, ci sono grandi soggetti industriali che lavorano sull'idrogeno, sul metano, come cap capaci di contenere l'energia eh, prodotta grazie alle rinnovabili. L'autosufficienza energetica non è più un'utopia, è un'idea di una rete di produzione diffusa di energia pulita, diventa un modello fondamentale per il futuro della nostra città. Grazie. Grazie architetto per il suo intervento. Il tema dell'energia è effettivamente un tema uh, critico e centrale in cui proprio in questi quest ultimi cinque anni c'è stata una grande svolta. Ricordiamo l'accordo di Parigi, che è stato un, uh, un momento trasformativo uh, della lotta per la decarbonizzazione, e che fra pochi giorni, il 12 di dicembre, ci sarà il quinto anniversario di questo importante trattato. E il nostro prossimo speaker conosce bene l'importanza di questo documento, così come conosce molto bene il settore delle energie rinnovabili. Annalisa Corrado, infatti, è un'ingegnera esperta in gestione dell'energia e pianificazione strategica delle azioni di riduzione delle emissioni eh, è nota per aver collaborato eh, al progetto Green Heroes che è un progetto di comunicazione ambientale con Kyoto Club, eh, aver partecipato al progetto A0CO2 che è uno dei primi progetti di offsetting delle emissioni nato in Italia e oggi è anche co-portavoce eh, dell'associazione Green Italia. Annalisa, benvenuta, il tuo compito è proprio quello di fare il collegamento tra le energie e il lavoro del laboratorio. Sì, grazie, grazie di questa meravigliosa presentazione che descrive benissimo la follia che mi porto dietro. E no, sono molto felice di essere qui. e Ringrazio anche lo staff dell'università eh, perché è un luogo meraviglioso. Tra l'altro, è stato il luogo fisico del primo incontro tra i Green heroes, ovvero questi personaggi e imprenditori di tutta Italia, davvero visionari che hanno fatto delle economie generative eh, e la loro cifra e hanno costruito delle economie non soltanto più. Sostenibili di altre, ma costruite attorno alla sostenibilità, alla capacità di curare territori e persone invece che di aggredirli. Quindi mi sembra di tenere un filo di continuità tra quell'esperienza e la mia presenza adesso nell'Ispiration Board, che ha un nome meraviglioso tra l'altro, e, e quindi sono molto, molto eh, contenta. È chiaro che. Alla base dei cambiamenti climatici, ma anche della distruzione dell'ecosistema di cui si è già parlato diffusamente, c'è il modello energetico, ci sono le fonti fossili, c'è l'abuso eh, di questo tipo di, eh, di fonte e che ha fatto da padrone negli ultimi decenni con conseguenze che vediamo che vediamo tutti. Eh, il mio impegno personale e professionale è nato all'interno di questa consapevolezza. In qualche modo l'energia per me è diventata la madre di tutte le battaglie, anche quando si parla di diseguaglianze, quando si parla di tensioni geopolitiche, quando si parla di territori completamente distrutti, strappati eh, alla popolazione che invece li abita e li vive. Guarda caso, quando si parla di guerre, se uno va a guardare c'è sempre il petrolio o qualche suo parente stretto di mezzo. C'è quasi un parallelo, no? come diceva Falcone, seguite i soldi se volete trovare la mafia, in qualche modo seguite il petrolio se volete trovare le vere ragioni eh, delle guerre, degli scompensi e delle ingiustizie profondissime eh, del nostro pianeta. Quindi il cambio radicale di paradigma legato al modello eh, di... Eh, So, Approvvigionamento energetico di tutto il nostro sistema diviene fondamentale. Però in questo momento noi ci rendiamo conto che la velocità delle scelte che dobbiamo fare è impressionante. Abbiamo perso moltissimo tempo, abbiamo perso davvero decenni e adesso dobbiamo recuperare in maniera poderosa, direi, fare una vera rivoluzione. E quindi non possiamo permetterci di sbagliare nulla e io sono molto felice che esista questo luogo che è assolutamente multidisciplinare perché rispecchia in maniera plastica la consapevolezza del fatto che non è un solo settore che può fare da padrone per questa Transizione, ma che ci vuole l'integrazione di tanti approcci. È una sfida sistemica, e come tale dobbiamo essere in grado di tenere sotto controllo tantissimi fattori, tra cui appunto eh, le diseguaglianze, gli scompensi ambientali, gli scompensi eh, climatici e tutte quelle fra fasce più fragili della popolazione che rischiano di essere ancora una volta travolte di più da, eh, sia dagli sconvolgimenti che anche da una transizione gestita, gestita male. Eh, ovviamente parliamo anche. Delle donne no? che di questa trasformazione invece possono essere assolute protagoniste, tra l'altro, nel progetto dei Green Heroes ci sono tantissime imprenditrici che hanno dimostrato quanto eh, l'attitudine, i talenti allo sguardo sistemico possano essere un vero punto di forza eh, di questo esercizio. Quindi io credo che ci siano le condizioni per fare la vera rivoluzione di cui abbiamo bisogno da tanti decenni e che tanti di noi cercano di portare avanti, eh, ciascuno per il suo pezzo, ma abbiamo bisogno ancora di più di fare una lotta che chiamerei intersezionale, che parte da, dall'energia, passa per l'agricoltura, per l'allevamento, per la mobilità, per le nostre città. E, mh, per i diritti, appunto, no? e quindi vedere tutte queste competenze insieme e farne parte mi riempie di gioia e di gratitudine. Quindi buon lavoro a tutti noi: grazie, grazie a Annalisa Corrado per il suo bellissimo contributo che proprio dà la misura di quanto l'intersecazione tra saperi, tra discipline, tra visioni sia fondamentale oggi per affrontare progetti complessi, problemi complessi, con uh, un approccio che sia sistemico. E quando si parla di approccio sistemico, uh, in Italia c'è una persona che sicuramente può parlare con cognizione di causa, e questa persona è Luigi Bistagnino, architetto e designer, che da sempre uh, promuove questa visione sistemica uh, del design, questo systemic thinking, ha fondato appunto il, uh, il, uh, il gruppo di ricerca sul design sistemico, al Politecnico di Torino, dove anche insegna la laurea magistrale di Systemic Design, e, e quindi Luigi Bistagnino a te la parola per spiegare perché questa visione sistemica è centrale e fondamentale per lo sviluppo del laboratorio. Grazie Emanuele, buongiorno a tutti. Cos'è l'approccio sistemico? Ma penso che sia molto intuibile. È una visione che da, da lineare passa alla una visione comune, una visione collettiva. Visione collettiva che cosa vuol dire? Vuol dire avere la percezione di tutto quello che ci sta attorno. Uomini, eh, animali, piante, eh, alghe e batteri. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo un rapporto relazionale di percezione positiva del contesto. E per dirlo anche con, eh, in un'altra maniera, come Emanuele Coccia dice, che l'aria che respiriamo. È il respiro degli altri esseri, eh, degli altri viventi. Questo ci dice veramente che noi siamo in stretta correlazione con tutti gli altri e le azioni non possono essere singole, sono sempre relazionate alle, alle altre. Se respiriamo, lo dobbiamo in grande parte, come ha sottolineato Stefano Boeri, eh, con, le, con gli alberi, perché sono loro che ci forniscono la possibilità di, di depurare l'aria che, che respiriamo. Questo vuol dire che nel momento in cui noi attiviamo delle attività produttive dobbiamo guardare quello che le nostre le attività produttive generano e vedere di eh, relazionarsi uno con il contesto che vuol dire dove ho i piedi, dove ho le radici, per avere questa metafora eh, vegetale. Ma soprattutto se ho le radici ci sono le persone in questo posto e in questo posto vuol dire che io devo cercare di risolvere, offrire alle persone la, la capacità di poter utilizzare quello che io faccio, cioè io devo vedere le, eh, di essere utile al, agli altri ma soprattutto devo cercare di non avere i, gli scarti che diventino un qualcosa che va a, a, va a aumentare queste terribili eh, discariche, ma devono diventare degli eh, input per un altro sistema, vale a dire guardare questo rapporto relazionale uno con, con l'altro. Si è parlato di salute prima di, e anche di energia. Ma dobbiamo vedere che le cose devono essere non solo la risoluzione di una cosa specifica o sotto un profilo tecnologico. Bisogna cambiare la nostra testa, il nostro modo di guardare del rispetto degli altri e soprattutto vedere i rapporti relazionali che vengono tra l'uno e gli altri. Questi rapporti relazionali generano benessere sul territorio e soprattutto generano alla fine una eh, economia non partire dall'economia, ma partire da questi rapporti, da le azioni generano, dei, eh, delle, delle eh, faccio delle azioni per aiutare gli altri, ma soprattutto devo capire che non devo farlo soltanto per uno scopo di, ehm, di lucro, cioè non deve essere il denaro, ma deve essere quello che io offro, perché alla fine se tutte queste cose sono relazionate l'una all'altra, Danno un valore estremamente interessante sia nel benessere, sia nei lavori, sia in uh, economia. Grazie. Grazie, grazie a Luigi Bistagnino per il suo contributo fondamentale in, questo, uh, in questa giornata. L'azione La, però serve. Necessita la politica, necessita la cultura per appunto eh, insegnare le persone a vedere le possibilità, le opportunità, i collegamenti eh, che si possono creare. E quindi con noi. Eh... Per parlare di politica e cultura abbiamo Luciana Castellina, che tra l'altro è mia collega essendo giornalista e laureata in giurisprudenza a Roma, politica ovviamente, eh, grande scrittrice italiana, più volte eurodeputata e cofondatrice di una delle grandi testate eh, giornalistiche italiane, il Manifesto. Eh, Luciana Castellina, a te la parola per eh, appunto fare questo collegamento e portare la centralità della politica in questo discorso. Ma io non ho, come è stato detto, definendo chi sono, nessuna qualifica per stare in, nel board di questa nuova istituzione. E forse mi hanno preso perché sono specializzata in protesta. E, protesta c'è da fare subito su questa questione, perché io credo che sia un vero scandalo il fatto che se si apre la televisione per ore, 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 è naturale, naturalmente, si parli della pandemia. Dell'aspetto tutti malati per questo virus e poi si dica vaccino, 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 come se il vaccino potesse risolvere il problema. E tutto questo, mentre ormai si dovrebbe sapere, io l'ho imparato solo recentemente, ma insomma c'è molti che lo sapevano di già: è che questo virus nasce dal dissesto della Terra e nessuno mette in collegamento il problema del disastro della Terra. Con la malattia e con il virus. Solo il Papa l'ha fatto, bisogna dire la verità. Ora questo è grave perché voglio dire, adesso ci aspetta il vaccino. Il vaccino sappiamo benissimo, può darsi, avrà efficacia. Speriamo che abbia efficacia contro il eh, Covid-19. Ma se la Terra resta malata, è evidente che i vaccini si continueranno a moltiplicare e quindi sarà una battaglia contro i Molini avventi. E allora credo che sia, io spero che. Le, le, la comunicazione della nascita di questa Inspiration Board venga fatta in modo tale che la televisione, i giornali dicano: finalmente c'è qualcuno che sta studiando questo collegamento. Ed è importante perché vedete, tutti si occupano del virus in questo momento, ma l'aiuto, il sostegno alla battaglia ecologica, alla difesa della terra è scarso, la gente non. Non, non, non gli sta attenta e noi ne abbiamo assoluto bisogno. E quindi, bene, protesterò quanto posso, grazie Luciana Castellina. Sicuramente, anche la protesta, soprattutto in questo momento, visto anche le proteste giovanili che sono eh, nate in questo, in, questo, in questo momento storico, raccontano quanta voglia ci sia di effettivamente. Eh, muoversi verso una transizione ecologica uh, che Cerchi di andare a sanare soprattutto le strutture legate, eh, legate all'ambiente ed è bene che ci siano appunto pro progetti come questo laboratorio, che ovviamente non sono il solo, ci sono. Eh, forse Luciana è un, un, magari un po' estremista su questo. Fortunatamente si vedono nascere lentamente eh, iniziative che vanno in questa direzione. Ma ha ragione, c'è bisogno di protestare perché accelerano questa transizione. E ci sono temi che spesso sono dimenticati, e io penso soprattutto agli oceani, uno dei grandi sistemi terrestri che non viene considerato come un elemento debole. si parla di inquinamento del suolo, si parla di inquinamento atmosferico, ma il mare che svolge, gli oceani che svolgono un ruolo fondamentale nella gestione del clima, nella gestione delle risorse alimentari per l'uomo e non solo, sono spesso dimenticati. Per questo l'intervento di Roberto Danovaro, ecologo e biologo marino, docente dell'Università Politecnica delle Marche, presidente della stazione zoologica Anton Dorne, presidente del Consiglio Scientifico di WF Italia, è particolarmente importante. Importante per mettere un, uh, un elemento fondamentale del sistema terrestre al centro del discorso. Professore, a lei la parola appunto per collegare il rapporto tra oceani e mari e il laboratorio uh, di uh, sostenibilità e economia circolare. Prego. Grazie, grazie. Intanto, grazie veramente per. Eh per avermi invitato a far parte di, questa, di questo gruppo di lavoro, questo che è senz'altro una cosa, è un'inspiration board, ma è anche fonte di ispirazione per chi lavora in questo campo. Io sono un ecologo, quindi è normale per chi fa questo tipo di lavoro avere un approccio sistemico, guardare le interazioni tra le cose, cercare un approccio olistico, confrontarsi e anche capire che noi effettivamente siamo natura. Cioè noi siamo natura, cosa vuol dire essere natura? Noi siamo parte integrante di questo sistema e ce ne dimentichiamo, noi non possiamo prescindere dai beni, dai servizi ecosistemici, no? si parlava prima dell'ossigeno. Un respiro ogni due che facciamo lo producono gli oceani. L'altro respiro che facciamo lo, produce, eh, lo producono le grandi foreste. Tagliamo le foreste, inquiniamo gli oceani. Noi ci tagliamo la possibilità di respirare. Ecco quindi è evidente per chi lavora in questo campo quanto ci siamo dimenticati di questo legame indissolubile. E che cosa dobbiamo fare? Beh, i dati, intanto, dicono che essendoci una scienza molto robusta nel settore, noi stiamo veramente tagliando l'albero su cui siamo seduti. Eh, solo negli ultimi cinque anni. Il rapporto sul pianeta vivente fatto da WWF International dice che è diminuito dal 60 al 68% tutto l'insieme dell'abbondanza delle principali specie del pianeta. È come dire: l'uomo sta diventando una specie sempre più dominante che rischia diciamo, di eh, rimanere da solo, e quindi malato, fragile e anche con dei problemi di, di sopravvivenza, di alimentazione, perdendo quel concetto che è centrale che è il problema della biodiversità la, la, la professoressa Albini richiamava quanto sia importante una diversificazione di quello che mangiamo e questa biodiversità che ci circonda è la più grande ricchezza del pianeta una ricchezza che è nata negli oceani 3 miliardi e mezzo di anni fa e quindi ecco perché si parla di farmacie del mare ma un mare che tra l'altro eh, nutre da solo un miliardo di persone spesso nelle zone cioè più, più povere del pianeta che vivono esclusivamente delle risorse marine Ecco, quindi che cosa stiamo facendo? Si è parlato dell'inquinamento. Ebbene, noi siamo in una città meravigliosa con un fiume qua a fianco che è fonte della ricchezza, tutto quello che scarichiamo qua arriva al mare, tutto quello che scarichiamo nelle acque viene diffuso. Le acque sono anche uno dei principali motori insieme all'aria di diffusione di tutti i problemi dell'umanità e quindi da lì deve partire anche la soluzione, che è sì nel ridurre quello che noi mettiamo all'interno di questi sistemi e anche nella ricerca necessaria a trovare le soluzioni, una ricerca che sia anche ispirata diciamo, verso i problemi della, delle soluzioni del pianeta. Ecco quindi che in qualche modo eh, anche tu facevi riferimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Ebbene ce ne sono tre che sono concatenati tra di loro. Il 12, cambiamenti climatici, il 13, il problema del, della, della biodiversità sulla Terra e il 14, la biodiversità e la vita negli oceani. Tutti questi tre fattori sono indistricabilmente come dire, legati al nostro futuro. E sono legati tra di loro perché i cambiamenti climatici rischiano tra l'altro nei prossimi decenni di dimezzare la quantità del prodotto degli oceani, mentre l'umanità sta andando sempre di più verso un'alimentazione che è legata anche ai prodotti del mare. Ed ecco perché sostanzialmente è urgente mettere anche la variabile liquida, diciamo, così come la variabile aerea, all'intorno diciamo, di questo contesto e questo ragionamento in una difesa credo, che credo sia indispensabile della nostra biodiversità, biodiversità di pensiero, di ragionamento, di culture, di vita che sono sostanzialmente alla base del, del nostro origine e quindi l'unica prospettiva, credo, anche per il nostro futuro. Ecco perché eh, sarà fondamentale essere qua, discutere in modo interdisciplinare, scambiarci le idee, eh, protestare, ragionare, proporre, ma anche identificare delle soluzioni e indicare una via da percorrere insieme. Grazie a tutti. Grazie, grazie a Roberto Danovaro per questo importante contributo. Eh, la nostra prossima speaker eh, invece è una persona che conosco da tanto tempo, quindi prendo eh, il piacere di salutarle e darle il benvenuto. Monica Di Sisto, lei è presidente di Fairwatch e giornalista. Persona, tra l'altro, da cui io durante la mia carriera ho avuto molto da cui imparare. È specializzata nel commercio internazionale. La prima volta che siamo conosciuti è stata una ministeriale del WTO, e quindi la sua visione è proprio su quella del ruolo dell'economia solidale, di come una visione di un'economia che nasce dalla società può essere un elemento trasformativo. Monica, di a te la parola per fare questo collegamento appunto tra economia solidale, cooperazione internazionale e lo sviluppo del laboratorio. Sì, mi, faccio, mi faccio aiutare da un, da un piccolo eh, PowerPoint e innanzitutto grazie, grazie a te Emanuele da cui ho imparato tanto e grazie all'Università eh, di Pollenzo per questa opportunità. Noi, eh, a parlare di mercato, cominciamo intorno al 1750. Era il vecchio zio Adamo, Adam Smith, che dice che eh, la mano invisibile del mercato avrebbe risolto tutti i problemi di ingiustizia, di eh, scarsa o difficile diffusione delle risorse. In realtà, ci, siamo, ci troviamo oggi dopo una intensa pandemia, 840 milioni di affamati, 115 milioni di poveri, eh, 2 miliardi di lavoratori nel settore informale, 220 milioni di disoccupati, oltre ai morti e, e ai disabili creati dal covid. Eh, ricordavi appunto una vecchia ministeriale, in realtà ormai sono più di vent'anni da quando ci, ho cominciato a occuparmi di mercati e eh, sicuramente la, il commercio è stato uno dei, degli spazi in cui anche la protesta, quella a cui Luciano faceva riferimento, si è più sviluppata. Io ricordo proprio che a Cancun nel 2003 un contadino si uccise. Simbolicamente era un contadino coreano perché per dimostrare che la WTO, la, la liberalizzazione commerciale, uccideva i contadini. E in effetti, se noi ragioniamo sul mercato, noi vediamo che eh, chiaramente diciamo, la, il pezzo agroindustriale raccoglie un'importante parte del valore del dell'economia del nostro paese, circa l'11%, però eh, provoca anche il 30% delle emissioni. Ehm, che a livello globale il 10% appena delle aziende cattura il 70% del valore dell'intero mercato. E questo 70% è una nuova eh, è, un, è una cifra alla quale io voglio porre l'attenzione perché il 70% del valore di ciascun accordo di liberalizzazione commerciale, cioè ciascun accordo in cui si cerca di facilitare il commercio in realtà non arriva eh, dallo spostamento di cassette d'errate, ma arriva dalle regole. Ed è questa la. Eh, successiva l'ultima frontiera dell'estrazione del valore. Eh, Giuliano Amado nel 99 proprio dopo l'immersione, la la, la, il conflitto di Seattle diceva che globalizzare non vuol dire mangiare tutti lo stesso hamburger, ma decidere quali regole darsi e, e decidere quali regole dare al mercato, che se, eh, se non ci fossimo messi d'accordo sulle regole eh, il conflitto di Seattle sarebbe diventato permanente. Quello è un po' quello che è successo. Noi avevamo, questo lo dice l'UNCTAD, noi abbiamo dovuto constatare ancora in maniera Modo più grave eh, con il virus quanto eh, questa diciamo ingiustizia anche questa difficoltà di eh, uniformare le regole del commercio ai nostri bisogni veri fosse impellente abbiamo trovato che le mascherine di cui avevamo bisogno erano dall'altra parte del mondo che i respiratori qualora volevessimo produrceli in proprio avremmo dovuto subire delle cause commerciali da parte di chi deteneva i brevetti e i brevetti dei farmaci hanno reso più difficile la produzione dei vaccini. Che cosa ci dice sempre l'UNCTAD, quindi l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di commercio e sviluppo, ci dice che dobbiamo invertire le priorità del mercato se vogliamo veramente uscire in modo strutturale, non solo congiunturale dalla crisi. Eh, con altre organizzazioni, amiche, amici, compagni e compagni con cui stiamo cercando di affrontare questa fase difficile l'abbiamo costruito e, messo, e condiviso questa immagine, quella della società della cura, quella che mette il paradigma della cura, quella dell'attenzione, quella della relazione al posto del, del profitto come obiettivo delle nostre attività umane e anche economiche. Questo diciamo, è il contributo che con grande piacere e grande riconoscenza mi vorrei portare in questo percorso e per il quale vi ringrazio. Grazie, grazie a Monica di Sisto per il suo contributo. Eh, è entusiasmante vedere questa grandissima biodiversità culturale presente qua oggi. Eh, anche io che già avevo il canovaccio eh, sono assolutamente eh, entusiasta di vedere tantissime idee, tantissima diversità di punti di vista e anche di esperienze personali che contribuiranno a questo processo. Eh, C'è un altro tema però che è fondamentale per l'igiene e per la cura, che è il tema dell'acqua, un tema che conosco da vicino avendo lavorato come giornalista a lungo su questo tema e che è un tema oggi centrale per garantire la salute, per garantire l'igiene e che purtroppo ancora eh, centinaia di milioni di persone, sono 800 milioni coloro che non hanno accesso direttamente all'acqua, sono 2 miliardi e passa le persone che non hanno accesso a acqua pulita, quindi eh, sicura. A parlare di questo tema è con noi Francesca Greco, che è un'esperta di politiche idriche internazionali, allieva del famosissimo Tolly Helland, del, eh, del, appunto uno dei grandi studiosi sull'acqua virtuale, su come eh, si spostano grandi volumi di acqua attraverso il commercio internazionale presso il King's College eh, di London e autrice anche del volume The Water We Eat proprio legata all'uso all dell'acqua nell'alimentazione eh, Francesca Greco quindi a te la responsabilità di collegare il tema acqua con il tema della salute e della visione One Health Prego Buongiorno a tutti e grazie mille per avermi invitato brevissimamente una riflessione di pochi minuti mio figlio ha compiuto ieri 10 anni. Perché dico questo? Perché 10 anni è l'età esatta in cui si è bambini, ma non ancora ragazzi. Il titolo di questa tavola rotonda è veramente impegnativo. Un sistema, una salute. Eh, io sono esperta di politica idrica internazionale e noi, persone che ci occupiamo di acqua, spesso siamo ossessionate, parliamo solo di acqua, vediamo l'acqua dappertutto. Tutti sappiamo che siamo fatti di acqua e che senza acqua non c'è vita, però spesso queste sembrano parole vuote. Io mi occupo da vent'anni dell'acqua invisibile, quella che non si vede, l'acqua virtuale che serve per produrre il nostro cibo. Il ciclo di produzione, trasformazione e distribuzione del cibo ormai mette in pericolo i nostri terreni, i nostri agricoltori, i lavoratori nei campi, e per finire, buttiamo via il 30% del cibo che arriva sulle nostre tavole. E l'acqua che il genere umano consuma, la consuma per il 70% in agricoltura, con picchi del 90% se consideriamo l'acqua piovana che sostiene tutta l'agricoltura nei campi. Quindi parlare di consumo di acqua è parlare al 90% dell'acqua che mangiamo. Eh, sono usciti migliaia di studi che percorrono il viaggio che l'acqua fa attraverso il cibo, calcoli complessi di quanta acqua sia contenuta in ogni cosa che mangiamo e utilizziamo. Mi sono occupata sempre di questo e metterò a servizio dell'università questa mia esperienza. Ma oggi non voglio parlare di questo. Avrei voluto parlare di come mangiando in modo più sostenibile potremmo fare veramente la differenza per la salute del nostro pianeta e per la nostra stessa salute. Ma oggi no. Voglio parlarvi di un bambino, di un altro bambino, un bambino di 10 anni, un bambino violentato, ignorato, calpestato, umiliato, che ancora lotta per affermarsi nel mondo dei grandi. Questo bambino di 10 anni ha il diritto umano all'acqua e ai servizi igienici di base. Questo è il bambino di cui vi voglio parlare. Ora, più che mai, si è capito sotto Covid-19 quanto non avere accesso all'acqua pulita e sicura e garantita per tutti sia una questione vitale. Quindi, nella, questa piccola percentuale di acqua che serve all'uso domestico e all'igiene personale, che si aggira intorno al 5% di tutti i nostri consumi, non arriva. Non è ah, garantita, beh. non è scontata per milioni di persone. Dieci anni fa l'ONU riconosceva il diritto umano all'acqua potabile e ai servizi igienici di base. Oggi forse sotto pandemia è il momento in cui veramente questo diritto può emergere con forza al fianco a tutti gli altri diritti, alla salute in primis. Un solo sistema mondo, una sola salute sicuramente non potrà essere raggiunta senza l'acqua pulita, sicura, garantita per tutti. E le donne, come è stato detto precedentemente, hanno un ruolo fondamentale nella gestione di questa pandemia. Lo abbiamo visto nei numeri di quante donne ci sono nel settore della cura delle per, della persona e tra i paramedici. E se pensiamo alle donne dei paesi più poveri, che hanno dovuto affrontare una pandemia senza nemmeno l'accesso all'acqua, allora sì che trema la voce. Il Guardian, il, Guardian, il, il quotidiano eh, londinese, ha ripreso uno studio di come la pandemia ha riportato indietro i diritti delle donne di 20 anni per via del ruolo che occupano nella cura dei figli, degli anziani e dei malati. Quindi le donne sono le vittime sociali di questa pandemia. Il diritto all'acqua pulita, sicura per tutti e l'accesso ai servizi igienici sanitari di base sarà il bambino che le prenderà per mano. Solo se lotteremo insieme a loro verso un'acqua per tutti potremo ottenere una salute per tutti, oltre che un cibo. Più sostenibile per tutti. È una lotta che dobbiamo fare. Grazie. Grazie, grazie a Francesca Greco per il suo intervento puntualissimo sul tema, tema dell'acqua, eh, abbiamo visto il ruolo degli oceani, abbiamo visto il ruolo dell'agricoltura, abbiamo visto il ruolo dell'acqua ed è tutto inserito in un sistema climatico, il sistema terrestre. Sappiamo quanto il clima sia la questione centrale oggi da affrontare eh, con urgenza e rabilità. Abbiamo quindi con noi uno dei climatologi italiani più noti, Luca Mercalli, che è eh, direttore della rivista Nimbus e presidente della società meteorologica italiana, autore tra l'altro di numerosi libri come Salire in montagna, recentemente pubblicato da Inaudi, che cambia, per pure prepariamoci per chiare lettere tutti i libri che lanciano chiaramente questa emergenza che oramai non è più un dibattito ma è una verità eh, scientifica assodata Luca Mercalli a te la parola per ricordarci appunto qual è il peso di affrontare la sfida climatica e quanto centrale è questo tema nel, nella riflessione che sarà centrale nella riflessione del nostro laboratorio il problema è che per il clima non c'è il vaccino quindi siamo diretti contro uno scenario climatico estremamente gravoso perché proprio i dati di ieri presentati dalla, dalle Nazioni Unite, l'Emission Gap Report, ci dicono che siamo lanciati su un mondo di tre gradi in più a fine secolo e non quello del grado e mezzo o due eh, auspicati da un accordo di Parigi che non c'è, che, che non sta funzionando, che non è ancora operativo. Quindi siamo in uno scenario che penalizzerà in maniera irreversibile e per millenni noi, i più giovani e le generazioni future. Quindi non è certo una situazione rosea e ottimistica, tant'è che lo stesso segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Gutierrez, po pochi giorni fa ha detto che abbiamo ingaggiato una guerra contro la natura e questo è un suicidio per l'umanità. Bisogna al più presto fare qualcosa per fare la pace con la natura. Noi qui parliamo di tanti mezzi con cui fare la pace, secondo me ci occupiamo troppo dei sintomi e pochissimo delle cause. Le cause sono sostanzialmente due, è che non si vuole mettere mano al sistema economico basato sulla crescita infinita in un mondo finito, questo è il primo postulato che non può funzionare, il mondo è finito, lo stiamo già sovrasfruttando e quindi bisogna cambiare il sistema economico. E il secondo è il tabù demografico. Non Si può continuare a risolvere i problemi dicendo che tanto la, fra, un fra 50 anni, fra 80 anni avremo un altro paio di miliardi di persone sulla Terra. Non c'è nessuno che ci ordina di diventare di più. Semmai converrebbe cominciare ad assecondare certe tendenze all'invecchiamento per poi scendere, semmai in termini di numerosità. Perché forse è meglio stare bene in pochi che male in tanti. E alla fine clima e salute. Un cambiamento climatico non può che esacerbare anche i problemi sanitari. Lo fa direttamente con le ondate di calore che ti uccidono esattamente come il covid, soprattutto gli anziani. Ricordo l'estate 2003 in Europa con 70.000 morti. Lo fa aumentando la diffusione di insetti vettori che porteranno malattie tropicali, compresi tanti virus, anche in zone dove prima non c'erano. Abbiamo già la zanzara tigre, per esempio, sul nord del Mediterraneo che... Negli ultimi 15 anni si è espansa portando quattro virus tropicali che prima non avevamo. Quindi è chiaro che anche il clima è un anello fondamentale di questa visione di eh, circolarità. Siamo in tanti con tante esperienze, secondo me non siamo efficaci. Continuiamo a ripetere queste stesse cose? Io le ripeto da 30 anni, non ne posso più. Andiamo tutti da Conte insieme con Carlin davanti che dice «Cazzo, ascoltaci!» Grazie, grazie Luca Mercalli, vedremo tra poco con Carlin Petrin che ci dice se si conduce appunto in questa marcia su Palazzo Chigi perché ci si sia ascolto. Effettivamente sono, uh, il processo negoziale si tira avanti da 26 anni e, e nonostante tutto l'accordo di Parigi ancora deve entrare in vigore, entrerà di fatto solo alla fine del 2021 come d'accordo. Uh, serve anche molta azione dal basso, sicuramente molta azione da parte delle persone, serve anche una nuova visione di come uh, si produce, non solo modelli economici, non solo una tecnologia non solo saperi ma serve anche un, una grafica di questa, eh, di questa visione, serve un modo per raccontarla per visualizzarla e, e quindi il design è l'ultimo elemento della, della carrellata lunghissima di oggi eh, dell'Ispiration board appunto eh, e eh, Pierpaolo Perruccio ha il ruolo di concludere eh, questa visione Pierpaolo Perruccio architetto in, eh, è professore di storia dell'architettura e dell'urbanistica, professore associato di design, e direttore del master di secondo livello Design for Arts al Politecnico di Torino, ma soprattutto è noto per essere membro del CDA del World Design Organization, quindi è un'associazione centrale in come il design anche può eh, aiutare a ripensare le, i nostri prodotti, la nostra visione del mondo in un'ottica più circolare e in un'ottica più, più sostenibile. Eh, Pierpaolo Peruccio, a, a te la parola per concludere appunto questa visione. In 12 puntate che abbiamo avuto questa mattina e grazie, grazie Emanuele. Intanto, mi unisco anch'io ai ringraziamenti. Grazie a Silvio Greco, a Franco Passio, a Carlo Petrini, naturalmente. Insomma, un piacere e un onore far parte di questo Inspirational Board. Eh, quindi direi che il mio compito, credo sia all'interno di questo, di questo gruppo di lavoro, anche quello di creare dei ponti con dei collegamenti con un contesto internazionale. Come è stato ricordato da Emanuele, appunto. Oltre a occuparmi di storia, quindi mi occupo eh, di, viva, viva Dio, dico anche eh, di discipline umanistiche all'interno di un Politecnico, quindi non soltanto discipline tecniche e scientifiche, ma viva anche le discipline umanistiche, quindi mi occupo di storia, in particolare storia del design sistemico, cioè metto in relazione il progetto con la sostenibilità nelle tre dimensioni ambientale, sociale ed economica. Dicevo appunto Emanuele che il, il, il WDO è una Un'organizzazione internazionale, intanto non governativa, ha sede, eh, voglio ricordarlo, a Montreal, è stato fondato nel 1957 e tiene insieme principalmente i principali attori, diciamo, del design, cioè le associazioni eh, nazionali, che insieme i progettisti e le aziende. Cosa fa? Promuove la professione del design e soprattutto promuove la progettazione di prodotti servizi ai sistemi a basso impatto ambientale. Quindi c'è questa idea di ridurre proprio l'impatto di flussi antropici sul, sul, pianeta, sul pianeta Terra. Sappiamo tutti, è già stato ricordato più volte, che ci muoviamo in una dimensione di complessità, proprio dal latino complexus, cioè ciò che, che sta insieme, proprio trama e ordito insieme. Quindi è tutto molto, molto legato. Lo diceva già appunto Fecei un po' di anni fa, dopo dopo appunto aver fondato il Club di Roma dopo il 68 e il 69, insomma che tutti eh, i problemi sono sistemici, cioè sono interconnessi e sono interdipendenti. Lui parlava di, lui parlava di una world problematica. Ecco. Ebbene, ehm, quindi direi che dobbiamo operare intanto e progettare eh, certamente sistemi a basso impatto ambientale e dobbiamo anche immaginare delle città un pochino differenti, anche perché... Le città sono, come appunto diceva anche eh, Ron Caiolò, che è uno storico del, del, dell'architettura e dell'urbanistica, dei dispositivi topografici e sociali che sono capaci di rendere efficace al massimo l'incontro tra le persone. Cioè, cosa vuol dire? Cioè che la città è in sostanza, in sostanza nient'altro che un acceleratore di processi. Cioè, in città capitano delle cose accelerate che magari in campagna potrebbero capitare in un tempo più, più dilatato. Quindi... La nostra attenzione deve essere anche sulle città e deve essere un'attenzione, come è stato ricordato, principalmente sulla salute, perché alla fine se progettiamo, e qui c'è la parola di nuovo progetto, la salute, che è una, cosa, un qualcosa di, di multidimensionale, cioè che tiene insieme eh, altre dimensioni, quella biologica, la dimensione sociale, la dimensione ecologica della vita, ebbene se progettiamo dei pattern di questo tipo, ebbene riusciamo anche ad organizzare meglio proprio, eh, come dire, il, la, vita, la vita di noi stessi. Ecco. Questo è un po' quello che, eh, che, che fa anche il WDO, e quindi ha un impatto tanto sui prodotti, ripeto, anche sul, sul sistema città. Grazie, grazie per Paolo Peruccio per il suo intervento che conclude questa eh, interessante e lunga carrellata dell'Inspiration Board del Laboratorio di Sostenibilità e Economia Circolare dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Eh, che eh, seguiremo con, eh, come giornalista, seguirò da vicino e con interesse per capire proprio come si svilupperà eh, questo, questo lavoro. Ripasso adesso, però, la parola al direttore Silvio Greco appunto per eh, raccontarci anche chi sono un po' i partner eh, di questo laboratorio prima delle conclusioni finali. Grazie. Sì, perché l'Ispiration Board l'avete conosciuto e eh, io sono molto contento di, di essere riuscito in qualche modo insieme ai miei colleghi dell'università a mettere insieme. Eh, que, queste menti eh, che, che sono necessarie se si vuole affrontare quello che abbiamo detto. Però abbiamo anche poi una parte, una parte diciamo, strumentale e operativa che è rappresentata da tre realtà. La stazione zoologica Antondorna, poco fa avete sentito il, il mio presidente, perché io sono dirigente ricerca della Stazione Zoologica Antondorna, la, la, la Golder Associated e ora sentirete. In presenza perché c'è il, il dottor Roberto Mezzalama e poi abbiamo il dottor Ferrare che è il direttore dell'Istituto Zooprofilattico del Piemonte. Quindi, tre realtà anche queste completamente diverse tra di loro, ma dato che è la differenza che fa eh, la qualità, abbiamo proprio cercato di raccogliere il meglio anche da questo punto di vista. Grazie. Invito adesso sul palco un altro dei, uh, dei partner del laboratorio, Roberto Mezzalama, che è esperto in valutazione di impatto ambientale, sociale e sviluppo sostenibile del gruppo Golder Associates, uh, che ci racconta appunto la, uh, chi sono e perché hanno deciso di essere partner di questa iniziativa. Uh, Roberto, a lei la parola. Grazie Manuele. E ringrazio per questo invito e questa opportunità. Per, per Golder, ovviamente è un piacere e un onore eh, fare parte di questa di quest organizzazione come partner. Eh, vi spiego rapidissimamente che cos'è eh, cos Golder e che cosa fa e un po' qual è il nostro ruolo in questi meccanismi. Come, come diceva Silvio Greco, noi siamo un po' il terminale, se vogliamo, di tutte le cose che abbiamo sentito oggi, nel senso che poi a un certo punto bisogna che. Le cose vengano messe a terra, che qualcuno le progetti, qualcuno le studi sul terreno e noi, un po', siamo questo: un po' siamo, se vogliamo, il terminale di coloro che, ai quali vengono poi fatte delle domande, anche molto pratiche, molto concrete, devono mettere sul terreno delle, delle soluzioni. Gold Ray in Italia è una società internazionale in Italia da molti anni, siamo praticamente la principale realtà nel campo dell'ingegneria ambientale in Italia. Eh, mi fa piacere dire a Torino che siamo anche una delle poche società che generano un pendolarismo inverso perché il nostro ufficio più grande è a Torino e non a Milano come per tutti i nostri eh, competitor. Ho, ho scelto alcune cose che ho messo qui visto il tempo molto limitato eh, che abbiamo un po' per darvi il quadro di quello che, eh, di quello che, di quello che facciamo. Um, noi operiamo sostanzialmente su molti settori, lavoriamo moltissimo nel settore privato e quindi credo che il nostro compito in questa compagine sia un po' anche quello di avere un rapporto più uh, come dire, facilitato e diretto con le, con le aziende. Ho messo quattro foto che rappresentano quattro aspetti di quello che facciamo, uh, mi piace uh, quella che sta in alto e che rappresenta un fondale, un fondale marino, un po' per quello che ha detto prima Roberto Danovaro, il mare è estremamente importante, peraltro in questi giorni stiamo lavorando con un collega di Roberto su un progetto Horizon. Proprio per il ripristino degli ambienti, degli ambienti marini. Eh, collaboriamo molto con le banche internazionali eh, per l'implementazione di progetti. Abbiamo, in questo momento stiamo aiutando l'Albania nei suoi eh, progetti di implementazione di energie rinnovabili, e abbiamo fatto questo per conto della, della BERS. Um, abbiamo uh, in corso una collaborazione con Politecnico di Torino sul, uh, sul uh, Master in Climate Change e anche qui siamo nella sede di Lavazza, uno dei nostri dipendenti sta sviluppando come, come tesi di master un uh, sistema di valutazione degli, diciamo, dei rischi climatici della supply chain del caffè, quindi stiamo studiando la catena di fornitura del caffè in giro per il mondo per capire quali saranno gli effetti dei cambiamenti climatici. Um, il tema è occuparsi della salute del pianeta e um, io penso che dal nostro punto di vista, come dicevo prima, di terminale di tante eh, attività e come coloro i quali devono poi implementare delle soluzioni, vedo due, vedo due grandi aspetti. Un aspetto che è quello del conservare... E un altro che quello del ripristinare. Cioè noi oggi siamo in un pianeta che, come è stato descritto molto bene, è già sotto una pressione insostenibile. Quindi abbiamo un problema importantissimo che è quello di ripristinare ambienti contaminati, ambienti degradati, e questa è una delle cose che noi facciamo. E eh, ho messo lì la foto del campus Einaudi. Questo è un esempio di questa città nel quale noi siamo partiti. Quando io vent'anni fa ho cominciato a lavorare in Golders, sono entrato nelle officine del gas di Corso Regina Margherita quando c'era ancora tutta la contaminazione che derivava dall'essere passati da una fabbrica che passava dal carbone al gas, al gas di città. Oggi c'è un campus universitario e noi abbiamo lavorato per questo molto nella decontaminazione di quel, di quel sito, ma l'abbiamo fatto in centinaia di altri siti in Italia e, e nel mondo. Eh, dal punto di vista del conservare, eh, io voglio sollevare. Abbiamo sentito molte cose oggi sulla necessità di conservare la biodiversità, di conservare alcuni modi di vita anche tradizionali eh, nel pianeta. Eh, L'evoluzione verso una, una società sostenibile, anche quella, non è priva di rischi. Ho messo una foto che mi sembra emblematica. Ed è eh, il fatto che noi anche sviluppando energie rinnovabili e sistemi di energie rinnovabili non è che abbiamo rischi zero. Mentre io sono qua, i miei colleghi stanno discutendo con un gruppo della BERS eh, di linee guida per eh, fare impianti eolici senza avere impatti negativi su popolazioni di uccelli e popolazioni di pipistrelli che vengono sterminate in alcuni posti da questi, da questi impianti. Quindi, il, il, problema, e spero il, contributo che noi, il problema a cui rispondiamo e spero il contributo che noi riusciremo a dare è proprio quello, come dire, della messa a terra delle idee, eh, tutte eh, molto eh, condivisibili e, e, e sulle quali siamo assolutamente d'accordo, che abbiamo sentito, sentito quest'oggi. Io concludo con questo: mi, mi, mi paragono sempre di più nel lavoro che faccio a un, a un chirurgo di guerra, eh, nel senso che noi quello che ci dovremmo fare molto spesso è riparare danni. Ma, se, come diceva eh, appunto il, il segretario generale delle Nazioni Unite, non de decidiamo di dichiarare pace al pianeta e quindi la finiamo di fare la guerra, il mestiere di chirurgo sarà sempre molto eh, limitato per quanto fatto con, con passione e con, eh, e con capacità. Vi ringrazio. Grazie, grazie a Roberto Mezzalama per questa presentazione. E eh, arriviamo alla conclusione della giornata. Le rockstar non hanno bisogno di presentazione, Carlo Petrini, no? Non c'è bisogno che dica chi sia. Com'è, secondo te, allora l'outlook, la prospettiva di questo, di questo laboratorio? Beh, innanzitutto lasciami ringraziare questo straordinario gruppo che questa mattina abbiamo sentito eh, e complimentarmi con chi è riuscito a costruire questo gruppo. Eh, la, il laboratorio di, so, di sostenibilità che partirà e sta, e sta partendo in questo momento da parte dell'università con queste, questi aiuti, questi ausili delle persone che abbiamo sentito parte con il piede giusto. E non vi sembra strano che a promuovere questo laboratorio è l'Università di Scienze Gastronomiche? perché nel, è nella natura delle scienze gastronomiche avere questa dimensione multidisciplinare, già che tutta la cultura del cibo e la produzione del cibo entra in, dre, in stretta connessione con tutte le tematiche che abbiamo sentito oggi. Quindi eh, siamo un crocevia che è giusto che assuma questa responsabilità e la deve assumere anche rispetto a quella immensa rete di piccole, medie e grandi aziende che sul fronte alimentare rappresentano, rappresentano una realtà straordinaria. Noi intercettiamo queste realtà non solo con l'Università di Scienze Gastronomiche, ma anche con la rete di Terra Madre, con Slow Food, con i suoi presidi, con la difesa dei prodotti e la biodiversità che è rappresentata dall'arca del gusto e quindi abbiamo esigenza di interagire con questa straordinaria realtà per un semplice motivo e il motivo è questo. La produzione del cibo, il sistema agroalimentare così come è oggi concepito a livello planetario, è responsabile per il 34% delle emissioni di CO2. Se vogliamo andare proprio a vedere uno degli elementi su cui, come diceva giustamente Mercalli, noi stiamo andando a sbattere la testa, va bene, la produzione del cibo ha un'importanza incredibile che non è, non è conosciuta dalla massa delle persone. Molti pensano che la responsabilità principale appartenga alla, ai, ai trasporti, alla mobilità. No, la mobilità incide per il 17%, la produzione agroalimentare incide per il 34%. Ecco allora che nel rapporto che noi vogliamo implementare e rafforzare con questa straordinaria base, e mi piace la biodiversità di questa realtà, perché avere assieme imprese come quella che ci ospita e che fanno grande il sistema alimentare italiano, la lavazza, la barilla e quant'altre, in, 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 in comunione con, con piccole realtà. Eh, di natura contadina che sui territori hanno un lavoro, un, un, svolgono un lavoro impressionante e con altre aziende intermedie, secondo me eh, entra nel vivo della questione e dell'incidenza che questo, questo, questo laboratorio potrà avere. Accettiamo questa sfida. Sarà una sfida, guardate, nella quale dovremmo tenere due comportamenti fondamentali, l'umiltà e la determinazione. Non c'è antagonismo. Umiltà perché eh, convivremo, e stiamo già convivendo, con un uso, in alcuni casi anche abuso, della parola sostenibilità. Questa convivenza ci porterà alcune volte a, a, a reagire, a reagire per, perché eh, attorno a questa parola ci creano degli alibi. Bene, io raccomanderei umiltà e pensare che se tutti vogliono parlare di uh, sostenibilità, guardiamo l'aspetto positivo, significa che il problema è arrivato alla... alla alla sensibilità di molti, ma ciò non di meno, assieme all'umiltà ci vuole la determinazione. Quindi, il lavoro che noi che dovremmo svolgere è quello di avere come dire, una parola eh, chiara, precisa, che sia di ausilio alle imprese e che accompagni questo processo virtuoso con, con capacità multidisciplinare. Scientifica e anche partecipativa. Quello che mi ha appassionato dei vostri interventi fino adesso è la passione che c'è dietro. La passione è l'elemento che garantirà una partecipazione attiva, forte. Ragione per cui io penso che la cosa che intraprendiamo in questo, in questo momento sarà molto importante anche per abituarci. A interagire tra di noi, non solo il, il, il gruppo dei, dei, degli esperti e, dei, e, dei, e, di, e degli ispiratori, ma anche, ma anche innanzitutto i nostri studenti, ma anche il, il corpo accademico di Pollenzo e il corpo accademico di altre tante università con le quali noi già interagiamo sia a livello nazionale che a livello internazionale. È una grande sfida, noi l'accettiamo e lasciatemi concludere con un, un, come dire, una preoccupazione ma anche con una condivisione del grido di dolore che Mercalli ha lanciato in questo momento. E voglio dire che non ci sembri inutile quello che stiamo facendo, Uh, lui dice tanti anni che insisto su questo, anche noi tanti anni insistiamo su queste cose, eh, ciò, non di meno, ciò non di meno dobbiamo avere certezza che le future generazioni hanno una, una sensibilità superiore a quella che abbiamo avuto noi, la mia generazione di sicuro, e quindi interagire, dialogare e nel dialogo far maturare un cambiamento profondo. Dopodiché, se c'è da andare a, a, a sostenere queste istanze, io sono disposto ad andare dappertutto. L'importante però è che iniziamo un percorso che convinca molte, molte persone, molte, molte aziende, molte istituzioni, molte istituzioni a mettersi in gioco e a, eh, e a essere al nostro fianco. Per quello che ci riguarda, noi intendiamo essere una struttura di ausilio, di aiuto, non certamente dei certificatori o qualcosa. No, 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 no. Noi intendiamo condividere con, con le persone un percorso, e questo percorso è fatto di consigli, è fatto di analisi serie, e queste analisi e questi consigli devono diventare il nostro modo di interagire. Se la controparte, che non è controparte, ma coloro che ci accompagnano in questo villaggio hanno il cuore onesto, senza dubbio intercetteranno questa nostra disponibilità e insieme faremo grandi cose. Grazie a tutti per questa vostra disponibilità e grazie di cuore per la vostra passione. Ho passato una mattinata straordinaria perché dietro a ogni intervento c'era un vissuto, un'esperienza un e vi ringrazio di metterla a disposizione per questo, per questo progetto. Grazie di cuore a tutti. Grazie, grazie a Carlo Petrini per questa conclusione, direi perfetta. Che ci spinge veramente ad agire con passione, ad affrontare il tema con onestà, perché il tema dell'onestà è oggi centrale: distinguere ciò che è veramente sostenibile da ciò che vuole dipingersi come sostenibile in questo momento, dove ci sono anche. Risorse economiche che stanno arrivando sul piatto, tutti vogliono far finta di essere sostenibili. Quindi è fondamentale dare respiro a dove le idee possono veramente crescere e dove possono contaminare ogni settore. E quindi non mi resta anche a me, come direttore di materia rinnovabile, di fare un grande augurio all'Ispiration Board, ai professori, al presidente Petrini e a tutti per un lavoro proficuo e di successo e che come giornalisti non aspettiamo il momento di raccontare. Di far conoscere al grande pubblico italiano. Grazie a tutti e a, a tutte che ci avete seguito questa mattina in streaming e in remoto. Speriamo presto di vederci di persona per contribuire a far crescere questo bellissimo progetto. Grazie e buona giornata.